pantaloni dei partigiani e i cappelli degli alpini. Alle 11 di mattina Piazza Indipendenza si inchina ai martiri della Resistenza. Presente come ogni anno il vice sindaco della città di Treviso, Giancarlo Gentilini, che con aria fiera sfoggia la penna alpina. Il Presidente della Repubblica ha detto che oggi dovrebbe essere la festa della riunificazione di tutti, di tutto il passato, il presente e il futuro. Invece alle volte viene strumentalizzata e a me non piace, perché bisogna lasciare da parte il passato, le controversie, l'odio che c'era, perché io ero uno di quelli che era in mezzo all'odio, e che sulla patria torni a sventolare il tricolore e la pace. A indicare le tappe della liberazione italiana sono proprio loro, i rappresentanti dell'ANPI, che ricordano il sacrificio dei giovani italiani per l'indipendenza del paese. Questa è una medaglia d'oro al valor civile, e poi abbiamo il Consiglio, abbiamo avuto Bassano con tutti gli impiccati di partigiani lungo il viale Alberato, e poi tutti intorno qua, quelli anche meno noti, come ieri che siamo andati a portare. Purtroppo il Comune non ha finanziato i fiori per i partigiani, e questo non fa onore, perché hanno solo morti per noi e darci la libertà, e abbiamo dovuto fare il fai da te, cioè i partigiani con i propri fiori sono andati nei vari cipi a onorare i caduti. Da Milano a Torino cadono una dopo l'altra le città prigioniere del fascismo. In una manciata di giorni l'Italia è libera. Tanto viene ricordata, nel senso che occorre raccogliere il patrimonio di quella grande esperienza, di quella grande epopea che fu la Resistenza. E poi va ricordata attraverso il messaggio fondamentale che ha lasciato la Resistenza, che è la Costituzione del 48, e quindi i principi che sono insiti nella Costituzione del 48, e quindi innanzitutto il lavoro, la pace, cioè quei grandi problemi per cui hanno combattuto i partigiani nel 43-45. Del partigiano.